Sì, ho detto proprio 20. No, i tori e gli orsi fanno i soldi. Solo i maiali, bancarotta. Sì. Mando un fax di conferma. Noi ce ne sentiamo domani. Dati da fare. Dove vai? Audienza dalla regina? A pranzo, con il presidente. Oh, e Hillary lo sa? Della Overdyne. Sai Jimmy Thompson di Berkeley? Ah, quello scorpio pieno di foruncoli e mezzo deficiente, certo. Fondatore della Overdyne e inventore di un nuovo chip. Beh, mi ha fatto una proposta. Sposalo. Fa comodo una miliardaria famiglia. Di lavoro, non di matrimonio. E qui torna fuori il nostro solito problema. Quale problema? Pur essendo io tua socia, tu continui a trattarmi da sorellina minore. E lui ti tratta da donna? Jimmy valuta il mio talento e quello che posso fare. Beh, cosa mi vuoi dire? Volevo dire che mi ha offerto la vicepresidenza di un settore commerciale minore, con segretari e quote azionarie e previdenza, uso di macchine e aerei della ditta, oltre all'iscrizione al country club se mai vorrò giocare a golf. Beh, la previdenza l'abbiamo anche noi. Il fatto che ogni mese l'ufficio di igiene controlla gli uffici non è una forma previdenziale. Oh, scusa. Six Killer e Phillips Enterprises, parli pure. L'ho presa. Già presa Bonnie Treadwell, sei stato bravo. Ma come grazie, dovrò fare una titetanica. Te l'avevo detto che era una passeggiata. Un lavoretto facile. Per niente facile, dice chi ha colpito quel poliziotto solo per difendersi. Ha anche mandato all'ospedale la sua agente di custodia e un avvocato d'ufficio. Ah, questa non la sapevo. Sono vicino a San Cacino, a circa un'ora da Phoenix. Quando venite a prenderla? Sei abbastanza lontano, non prima di domani. Beh, prima è meglio. Sorellina, vuoi rinunciare a questo? Eh? Hai la possibilità di andare in posti esotici e lontani, di gustare cibi nuovi, di conoscere persone affascinanti. Conoscerle e ammanettarle.